anche oggi nuova puntata sulla telenovela Clandestinopoli in Friuli. Mentre da ieri è sorta l'ira degli ospitati in varie zone della provincia perché terminato periodo di soggiorno della serie Senza Schei Tu Chi Sei, da oltre ex Cortina di Ferro si odono ululati in arrivo dalle foreste della Serbia. Non si tratta di lupi mannari o fedeli seguaci di Dracula, ma la minaccia del prossimo D-Day. Oltre 100.000 clandestini sono pronti a muoversi compatti con marce forzate dalla già Repubblica Jugoslava direzione Friuli Venezia Giulia. Non è un falso allarme, ma la realtà dei fatti. Il problema è che pure il nostro governo è informato, ma il nostro premier ha faccende affaccendate da sbrigare molto prioritarie in seno al suo partito. D'altronde la nostra regione è conosciuta sotto la linea gotica come lontana provincia dell'impero. Torna di moda solo quando si devono riscuotere tasse, tanto per il resto i furlans a fasin di besui. L'ondata questa volta rischia di essere tanto incontenibile quanto imprevedibile, da far danni più dell'Orcolat o dell'eruzione di Etna e Vesuvio contemporaneamente. Se la cosa si materializzasse, il problema è che si materializzerà, allora sì che ne vedremo delle belle. Siamo incapaci di gestire questa, immaginatevi la prossima. Prepariamoci. Vai con guerra psicologica, vogliamo ballare?